Che cos'è questa cosa? È un albero enorme, mi sa vero? Ho trovato Ladybug. E ho cercato anche modi per farla nascere nel mio mondo. Non dovevo farlo. Siamo in pericolo perché qui c'è Ladybug. Dobbiamo prima di tutto però spawnarla. E si vede che c'è lei perché c'è direttamente la sua immagine allo spawn, cioè all'inizio del mondo. E quindi io inizierei immediatamente a farmi gli attrezzi, perché dobbiamo trovare dei modi per farla nascere all'interno del mondo. Oh bro, se solo avessi qualcosa da darti da mangiare ti conquisterei. E però mi servirebbe anche una sella, perché sicuramente un cavallo potrebbe tornarmi utile in questo Minecraft. Oh mio Dio. Beh, però qua è perfetto. Sto raccogliendo i primissimi materiali. Levati dal topo, cavolo. Ok, ho fatto letteralmente le prime due cose. Però qui dovrei prendere tipo del ferro. Questa peraltro è pure una versione abbastanza vecchiotta del gioco, quindi in realtà non ci sono tutte le cose come nelle ultime versioni. Se vedete, dalla lava, dall'acqua. Si fa fatica anche a trovare il ferro. Ma dai, ma che pizza. No, non è vero, è lì sotto. Però devo cadere nell'acqua. Oh mio Dio, stavo invece cadendo proprio sulle mie ginocchia e mi facevo molto male. Altro che me le sbucciavo. Ma per chi mi hai preso, per una talpa? Ma ragazzi, avete sentito? È stata forse la prima apparizione di Ladybug? Lei si fa sentire anche attraverso l'audio, quindi potrebbe benissimo essere. Sono caduto, mi sono rotto le ginocchia, lo sapevo. Ok, sto raccogliendo questo ferro. Adesso in effetti questo primo ferro ci servirà, perché dobbiamo andare prima nel Nether per prendere la Netherrack. Perché tutti sanno che i rituali, soprattutto quello di Herobrine, ma in realtà anche un po' gli altri, si prendono con la Netherrack. Quindi scendiamo sotto. Ok, sto scavando e qua c'è della redstone, ma non mi fermerei nemmeno a prenderla. No, aspettate, cosa sto dicendo? La redstone è fondamentale, stavo pure per scordarmi. Accidenti, sono stato proprio stupidino, perché bisogna mettere le torce di redstone sulle varie cose, perché io ho trovato un sacco di prove online su come spawnare Ladybug nel suo seed di Minecraft. Però non è che c'è una regola proprio precisa per poterlo fare. Ottimo, 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 dei diamanti, sì, che bello. Adesso li prendo tutti quanti e sono anche 6 peraltro, quindi ottimo. Adesso me ne ritorno in superficie. Ok, siamo arrivati in superficie e... non si vede niente. Che caspita è appena successo? Oh mio Dio. Ho sentito un rumore? Non so cosa devo fare, mi sta venendo l'ansia. Ok, se metto la torcia si vede leggermente di più. Che cos'è questa cosa? È un albero enorme, mi sa vero? Ok, sì. E pensate che voi ci vedete leggermente anche di più di me? Io proprio ancora di meno. Mio Dio, ma che caspita sta succedendo qui? Ladybug ha infuso la sua energia all'interno di questo mondo. Però mi sembra strano, Ladybug di solito è gentile. Che caspita le è successo adesso che vuole e ha tutte queste manie di grandezza? No, io ho paura dove cammino, perché potrebbe succedere qualcosa di brutto. Ok, sentite, mettiamoci qua all'interno di una casa e direi di prendere l'ossidiana che ho preso. Allora, questa è una piccolissima casetta dove praticamente all'interno ci mettiamo delle cosucce, tipo una porta, così almeno se arriva qualcuno e ci fa fuori, cioè così non ci fa fuori. Ecco, in teoria l'obiettivo dovrebbe essere questo. Ci ho messo queste cose all'interno perché tanto non ci servono assolutamente a niente, e almeno liberiamo l'inventario per fare tutti i nostri esperimenti. Comunque prendiamo questa cosa qui e facciamo immediatamente, ora proprio, il portale del Nether. E io lo farei tipo qui, dietro all'albero. No, no, ma non si vede niente, ragazzi, ho paurissima. Ok, mettiamolo tipo qui sotto. Allora, basterebbero due così. Un, due, tre. Uno. Va bene così? In teoria sì. Un, due, tre. Vabbè. Ne ho sprecata una, ma tanto chi se ne frega. Poi così, e ci servirebbe solamente il flint and steel. Eccolo qua. Allora, e in teoria adesso possiamo entrare nel Nether. Peraltro guardate, ma sta facendo davvero una luce rosa? Ottimo direi.
Guardate quanto era brutto il Nether prima. Sentite, sbrighiamoci, prendiamo un sacco di cose perché qua ho paura che arrivino gente particolarmente brutta, tipo magari Ladybug, però in versione infernale. Soprattutto in versione infernale, ma brutta, perché tanto in questa versione è orribile tutto quanto. Guardate quanto tutto è brutto. Manco la lava fa luce. Pensate voi, ma magari è buggato. Sì, è buggato! Ma che schifo! Ma com'era questo gioco nelle prime versioni? Ma dai, ma scusatemi, ma come c'erano dei criceti che camminavano sulle cose e poi facevano e poi craftavano il gioco proprio, lo stavano costruendo così. Vabbè, continuiamo a prendere questa cosa. E mo ritorniamocene a casa. Bene, bene, bene. Ora quello che dobbiamo fare è... Oh no, 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 fermi tutti. Ho sentito chiaramente qualcosa. Shh. Piano. Qui mi sa che le cose si stanno mettendo molto male, purtroppo per noi, ragazzi. Perché Ladybug è veramente arrabbiata. Allora, quello che dobbiamo fare... Oh! Cosa caspita è appena successo? Si è acceso tutto. Ok, aspetta, devo vedere. Sì, si vede proprio tutto. Ma come diavolo è appena successo? Ok, sono molto felice allora. Però stavamo dicendo, prima che qualcuno ci interrompesse, praticamente ci servirebbero in effetti delle cose di questo tipo. Così, così, così e così. Dopodiché ci servirebbe qua un blocco d'oro che bisogna ovviamente fare, perché sennò non ce l'abbiamo. Quindi eccoci qua, un blocco d'oro. Questa è la classicissima struttura che però nasconde sempre tantissimi misteri ogni volta. Adesso però chiaramente ci servono tipo le torce di redstone, chiaramente, quindi così. E 1, 2, 3, 4, 5... No, non sembra succedere niente. Beh, ve l'avevo detto, non è che c'è un modo proprio preciso per far andare le cose. A volte la strada non è sempre così chiara, purtroppo. Sto notando qui sulla mia guida che mi sta dicendo di uccidere degli animali, qualsiasi, quindi vanno bene anche delle pecore, ma con delle redstone in mano, vediamo. Sarà abbastanza complicato. E poi, peraltro, mi sto sentendo abbastanza crudele. Povera pecora, ma dai! Vabbè, per fortuna non... Cioè, insomma, è solo un gioco. Comunque, scusatemi, io l'ho già uccisa, ma non mi sembra stia succedendo molto. No, ma assurdo, ma non sta succedendo assolutamente niente. Oh, bro, mi sto rompendo. Accidenti, questa guida è veramente completamente rotta. Mi sta dicendo delle cose stupide. Non sono vere a quanto sembra, però... Avete sentito? Aha. Mi sa che però... Aspetta. Oh, di nuovo... Questa mi sa che è la strada che è praticamente Ladybug mi sta attirando da lei, sentiamo? Sì, sta continuando. Ok, ho capito che devo andare in questa direzione circa. Chissà però per quanto dovremmo ancora camminare prima di trovare Ladybug. Perché in effetti è veramente anche molto bello, ragazzi. Io in questo momento ho la pelle d'oca perché stiamo camminando durante la notte nel cielo in tutti insieme. E mi sa che quella è la costruzione che dovevamo trovare. Mi sa proprio di sì, non c'è questa cosa su Minecraft, giusto? Però assurda sta cosa comunque, ma non sto scherzando, ma... C'è così a caso un castello enorme nel bel mezzo del nulla. Ma ti immagini se in realtà qua c'è tutto il regno di Ladybug? Guarda, ci sono pure i beacon che illuminano il cielo. Peraltro era proprio lontanissimo. Qua mi romperò le gambe, ma non importa. Eccoci. Sono caduto nel buco. Però, eccoci qua. Adesso basta salire da questa parte. Utilizzerò questa redstone cosa per farmi salire. Devo utilizzare questa cosa. Perfetto. E qui che cosa diavolo c'è? Aspettate. Qua c'è una strada. E dove ci porta questa strada? Ok, allora, praticamente... Noto, i miei occhi notano, oh mio Dio! Che cosa stanno notando i miei occhi? Ma quanto caspita è grande questa costruzione astrusa e straordinaria! Wow! Bellissimo! Va bene. Allora, cerchiamo di capirci qualcosa però, perché non sto capendo il punto. Cioè, ho trovato questa cosa, va bene, molto bella per carità, ok. Ma quindi, cioè, qual è il punto? Ho sentito... Mi sa che devo andare da questa parte? Mi sa proprio di sì, perché sto sentendo di nuovo. Guardate qua, è bloccato e non si può andare. Invece da questa parte si può andare.
Ma aspetta un attimo. Per poter andare mi serve una keycard. Immagino non c'entri niente, penso sia solamente una porta, ma è la porta della Fondazione SCP che, ripeto, secondo me non c'entra proprio niente con tutto questo affare. Però sono abbastanza convinto che tipo sia solo per bloccare quella torre lì. E quindi sono abbastanza convinto di doverci entrare in quella torre. Anche se qui non è che stia trovando molto per poter capire, cioè tipo la keycard non la sto trovando. Oh, che cosa c'è qua? La keycard, ma allora non era vero che non si trovava, era proprio qui. Wow, bene, sono stato molto fortunato ad averla trovata. Apriamo la porta. Perfetto, e qui ci sono altre porte. Aspettiamo che si chiudi perché queste porte fanno un casino assurdo. Ok, allora, qui ci sono delle stanze, noto. E, anzi no, è un labirinto. E vabbè, buonanotte. Sì, vabbè, ciao. Qua io mi perdo totalmente. Ma che cacchio è sta roba? Vediamo se da questa parte è giusto. Mi sa di sì. Ah, e vedete questo? Per chi non lo sapesse, è un ascensore. Ha funzionato! Perfetto! Mi ricordo perfettamente come funzionava allora, perché questi cosi sono proprio degli ascensori che ti fanno scendere e salire. Va bene. Andiamo... tu chi saresti? Ciao! Ma tu sei Ladybug? Ah! Ma tu sei fuori, altro che Ladybug, ma come ti permetti? Oh mio Dio, ragazzi, allora devo sconfiggerla perché sennò questa qua con un colpo mi fa fuori. Avete visto che pazza che è stata? Con un colpo mi ha tolto tipo metà vita, anzi più di metà vita. E vedete, sta proprio sull'ascensore perché non vuole che io vada avanti. Tu sei Ladybug! No, 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 devo stare attento qua che mi fa fuori, Mi fa palesemente fuori. Aspetta, 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 so io cosa fare, so io cosa fare. Qui ho del legno, sì, perfetto. Allora faccio così. Metto la crafting table qui. Dopodiché, no, così. Mi faccio una bella spada in diamante. Così tu fai fuori prima. Olè, perfetto. Veloce, ok, perfetto. Perché queste qua purtroppo poi rinascono immediatamente dopo. Perché purtroppo non è che stanno sempre vive. E guardate qua come la lava è stata divisa da questa vetro, suppongo. E qua c'è l'ascensore di nuovo. Ok, saliamo. E qua ho paura di... perché non so cosa aspettarmi, ragazzi. Oh mio Dio, che paura. Che cosa c'è qui? Non c'è niente. Davvero libero? Cosa? Questo mondo è libero? Davvero libero? E ci sono un sacco di diamanti. Ma questa era la mia ricompensa per aver sconfitto Ladybug? Ok, grazie. Rompi. Rompo, va bene. Oh, ok. E sono fuori. Ma quindi cosa dovrei fare? Beh, grazie per l'uscita, Gentilissimi. Guardate, non potevate essere più simpatici di così. Ok, perfetto. Ragazzi, devo dire che è stata un'avventura pazzurda questa qua. Ma che caspita è appena successo? E non credo che comunque questo mondo sia libero. Qui ci sono molti altri misteri all'interno di questo mondo. Soprattutto bisogna capire questa caspita di struttura da dove è spawnata. Sono abbastanza certo che se li cerchiamo i misteri ne sbucano fuori proprio come i popcorn quando li cuoci nel microonde, che fanno pop, pop, pop. Ecco, uguale identico.